Il Riparti Piemonte è legge. Dopo 3 giorni di sedute in videoconferenza, il Consiglio regionale ha approvato il DDL 95, che assieme al bonus Piemonte porta la somma totale degli aiuti a oltre 820 milioni di euro. Il presidente di Giunta Alberto Cirio ha ringraziato chi ha lavorato al provvedimento e tutti i consiglieri. Il Riparti Piemonte ha un valore complessivo di circa 800 milioni di euro, in cui non c'è una risorsa stanziata dallo Stato, se non i 18 milioni di euro che sono stati stanziati per il personale sanitario. Queste risorse economiche abbiamo dovuto trovarcele da soli, nella difficoltà di un bilancio che voi sapete essere un bilancio complesso. La legge Riparti Piemonte è stata approvata con i voti di tutta la maggioranza, i voti contrari di Partito Democratico, Monviso, Liberi Uguali Verdi, la presenza del Movimento 5 Stelle e l'astensione dei moderati. È un provvedimento che è un vero e proprio piano Marshall per l'economia piemontese, 55 milioni di euro per i nostri medici e infermieri, per un bonus pesante anche per loro perché sono stati in prima linea. Ben venga sburocratizzazione, semplificazione, ben vengano nuovi cantieri, ben vengano nuove costruzioni, da lì lavorano i tanti artigiani. Non abbiamo visto in questo articolato misure adeguate per le nuove povertà, per le fragilità, per le difficoltà delle persone che vivono quotidianamente. Non lo consideriamo assolutamente un Riparti Piemonte, è un bellissimo falò costruito sulla paglia, ma che domani si spegnerà e lascerà di nuovo il buio. Molti gli emendamenti approvati nell'ultima giornata di lavori. Tra questi il 71 di Paolo Ruzzola, Forza Italia, e Marco Grimaldi, Liberi Uguali Verdi, che porta a 10 milioni il fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori. Il 73 di Francesca Frediani, Movimento 5 Stelle, che stabilisce che la Regione Piemonte facilita l'interlocuzione tra comuni e provider di servizi web per favorire proposte di abbonamento a tariffa ridotta o gratuite rivolte agli studenti meno abbienti. Il 180 della Giunta, a firma dell'assessore Andrea Tronzano, stanzia 5 milioni al Fondo regionale di garanzia per i lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico a causa dell'emergenza Covid. Il 182 di Paolo Bongiovanni, Fratelli d'Italia, autorizza Finpiemonte a ridurre il proprio capitale sociale a un massimo di 15 milioni, destinando lo stesso importo agli ulteriori settori colpiti dall'attuale crisi. Nelle Riparti Piemonte, ha detto il Presidente del Consiglio Stefano Allasia, sono previste misure che metteranno benzina al motore del Piemonte che ha bisogno di ripartire. L'approvazione è un fatto molto positivo, per il quale è giusto ringraziare l'intero Consiglio regionale.